L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus, Covid-19, è una pandemia. Lo stato di emergenza sanitaria ha imposto nuove regole e limiti a tutte le attività, incluse quelle in cui operano i professionisti del settore odontoiatrico, i quali sono quotidianamente esposti a microorganismi patogeni, compresi virus e batteri, che infettano la cavità orale e le vie respiratorie. La presenza di un nuovo virus ha generato l'esigenza di maggiori livelli di protezione per permettere all'operatore sanitario di lavorare in condizione di sicurezza per sé e per il paziente stesso. È dunque doveroso lavorare con meticolosità e precisione, rimodulando la nostra attività alle nuove esigenze di controllo delle contaminazioni crociate. Medesi, con la realizzazione di alcuni brevi video e con la stesura di una guida sintetica alla gestione igienica dell'attività odontoiatrica, elaborata in cooperazione con il dottor Pierluigi Martini, intende sottolineare ancora una volta quanto sia importante osservare scrupolosamente le procedure individuate dal Comitato Scientifico per il contenimento del contagio. Lascio la parola ai colleghi che riassumeranno brevemente alcuni dei punti fondamentali per la gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito odontoiatrico. Alla luce della pandemia legata al Covid-19 è necessario identificare le protezioni che riguardano abbigliamento, protocolli operativi, disinfezione degli ambienti e gestione delle sale d'attesa e dei front office. Quindi cosa fare? Dobbiamo applicare protocolli rigorosi, ragionevoli, sostenibili che garantiscono la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Non significa questo stravolgere completamente la nostra attività, ma rimodularla alle nuove esigenze di controllo delle contaminazioni crociate. Accoglienza del paziente. 1. L'appuntamento. 2. La sala d'aspetto va mantenuta arieggiata. 3. Se abbiamo il condizionatore, bisogna mantenerlo pulito, filtro e griglie vanno pulite almeno una volta al mese con sapone neutro e acqua tiepida, igienizzare e disinfettare almeno una volta a settimana il condizionatore. 4. Quando il paziente arriva in studio, lava le mani con il gel idroalcolico per almeno 20 secondi. 5. Compila e firma il modulo triage. 6. Consigliabile rilevare la temperatura. 7. Sarebbe preferibile che gli accompagnatori non rimanessero nella sala d'aspetto. Per un protocollo completo, con tutti i dettagli e maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la guida sintetica per la gestione igienica dell'attività odontoiatrica, elaborata in collaborazione con il dottor Martini, disponibile sulla pagina web medesi.it.